ovviamente da ministro, prima da ministro dell'interno, oggi da ministro delle infrastrutture, ho sempre fatto in modo che i progetti andassero avanti nel rispetto della totale autonomia dei prefetti, dei questori e delle aziende. Quindi mai mi sono permesso, né mai mi permetterò nella vita, nella mia attività professionale ministeriale, di segnalare Tizio o Caio. Lavorano quelli bravi, lavorano quelli che meritano, finché sono ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ripeto, essendo orgoglioso di aver dato a tutte le aziende che dipendono dal mio ministero indicazioni di far lavorare quelli che meritano di lavorare nel rispetto dei costi, dei tempi e della qualità del lavoro, che non sempre coincide con il massimo ribasso. Infatti nel nuovo codice degli appalti ho inserito, a beneficio dei sindaci, spero, meno burocrazia, più speditezza, però non sempre il massimo ribasso coincide con l'interesse pubblico, perché se vai al massimo ribasso evidentemente a volte i conti non tornano. E però mi spiace per quelli che pensano di farmi lavorare con meno voglia, con meno grinta, con meno entusiasmo, con meno volontà. Io tiro dritto, perché la Lombardia e l'Italia nei prossimi 4 anni si giocano il loro futuro, e come Attilio io penso che, siccome siamo più bravi degli altri, alla fine di questi 4 anni la Lombardia e l'Italia saranno più veloci di tutti gli altri.